uno dei caratteri distintivi dell'azienda Donna Fugata è sicuramente l'etichetta d'autore. L'ispiratrice dell'etichetta d'autore è Gabriella Ancarrallo, che è donna di stile, donna di cultura, che ha ispirato tutte le etichette. Le etichette d'autore sono realizzate graficamente da Stefano Vitales, l'illustratore delle copertine di Paolo Coelho, ma chi realmente ispira queste etichette è Gabriella Ancarrallo, moglie di Giacomo Rallo, fondatore di Donna Fugata. Le etichette parlano di letteratura, principalmente il Gattopardo, la fonte ispiratrice del brand Donna Fugata. Parlano anche vittorie di famiglia. Due esempi sono La Fuga e Il Vigna di Gabri. La Fuga racconta appunto la fuga di Gabriella dalla sua vecchia professione per dedicarsi alla vigna con il marito Giacomo. E poi Vigna di Gabri. Giacomo Rallo decise di dedicare questa etichetta storica a Gabriella Ancarrallo, quindi fu chiamata appunto Vigna di Gabri. È interessante l'illustrazione dell'etichetta perché rappresenta Gabriella, le braccia di Gabriella diventano un tutt'uno con la vigna, quindi simbolo di attaccamento alla vigna. Le etichette d'autore parlano di cultura araba, come per esempio il Berrier o il Kabir. Kabir significa grande e Berrier significa figlio del vento, sono i due vini dolci prodotti sull'isola. Berrier, questo straordinario passito che nel tempo è diventata l'icona dell'azienda. L'etichetta è un tributo sicuramente alla viticoltura eroica, dove si vedono questi lavoratori atti nella produzione e nella raccolta e sullo sfondo la cantina di Camba. Poi come etichetta storica il Chiarandà, anche questa un'illustrazione molto arabeggiante, dove si vedono sullo sfondo le palme e i dammusi. Tancredi, altra etichetta bellissima. L'Ighea, altro romanzo di Giuseppe Tomasi de Lampedusa, questa sirena, mezza donna e mezzo pesce, che mostra un po' una doppia personalità, che poi si rivede appunto nel nostro vino, che è un vino comunque aromatico e secco, e che rappresenta un po' Pantelleria come isola di terra. E poi il Mille e una notte, che presenta il castello dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse alcune pagine del Gattopardo.